Da un lato i grigi palazzoni in cemento armato del famigerato rione Conocal del quartiere Ponticelli, dall'altro i colori vivi dell'erba sintetica e della pista di atletica del nuovo campo di calcio inaugurato questa mattina all'Istituto De Filippo. A tagliare il nastro il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero De Rao, che aveva auspicato l'apertura della struttura sportiva lo scorso maggio durante l'iniziativa Il Sabato delle Idee, organizzata dal quotidiano Repubblica con l'Università Sor Orsola Benincasa. Una grande gioia che si sia riusciti a realizzare questo piccolo sogno, ma comunque significa anche che evidentemente non sono solo speranze, quando lo si vuole lo si può fare. Il campo, realizzato grazie al finanziamento di 50.000 euro raccolti tramite le donazioni di privati dalla Fondazione Santo Bono, è stato realizzato in 3 mesi. La campagna per il recupero del campo, dopo 15 anni di attesa, era partita sulle colonne del quotidiano Repubblica a firma del responsabile della redazione, Ottavio Ragone. È il primo passo di una serie di iniziative che noi faremo anche in altri luoghi della periferia di Napoli. Secondo me è sempre poco rispetto a quello che è stato sottratto negli anni a questi ragazzi, però è anche il primo passo di un percorso che noi vogliamo continuare negli anni. Una risposta in termini di legalità, l'inaugurazione del campo in un quartiere ad alta densità camorristica, agli episodi che si sono verificati a Napoli e ad Afragola negli ultimi giorni, ne è convinto il cardinale Crescenzio Siepe. Per poter mettere insieme queste forze per una finalità unica, specifica, che poi è il bene dei bambini, capite come si è potuto realizzare non solo qualche cosa di bello, ma anche in tempi relativamente brevi, perché praticamente in 2 mesi si è trasformato un ambiente, e ho visto le fotografie come era prima, proprio abbandonato e disastrato, in un campo che è veramente di eccellenza.